intende? Questo è il problema. Perché era inevitabile di dire, e per correttezza e trasparenza, perché non esiste trasparenza qua dentro, che mettere seduti le associazioni, mettere seduti tutti quanti, dopo facevate come vi pare, diceva cosa? Diceva un sindaco, anzi il padre di Massimo Gargani, Checco Gargani, diceva sempre, signori, coinvolgi tutti, fai vedere a tutti e dopo fa come ti pare, c'aveva ragione, c'aveva ragione. Voi non siete stati mai capaci a portare un progetto qua dentro quest'aula, a farlo vedere. Perché fate le cose come carbonari e portate tutte cose fatte su qua dentro. Fatelo vedere prima, le progettazioni, le proposte dei piani regolatori, le proposte degli articoli, da applicare gli articoli. Che noi vogliamo collaborare per i cittadini, non per voi. Ecco perché io voto contro. Grazie. Grazie. Consigliere Bernardini, prego, dimmi. Io invece voglio annunciare il mio voto a favore a questa delibera, proprio perché non penso che essa costituisca un mezzuccio per accontentare chissà chi e che sia stata fatta solo ad hoc per i grandi costruttori, perché ad una lettura attenta consente anche a quei padri di famiglia di cui Gianni tu parlavi di costruire una casetta di 80 di 100 metri quadri. Il limite massimo di 1000 metri cubi è previsto soltanto per convertire quell'onere in monetizzazione. Ma questo permette a tutte le persone, e mi permetto di dire che qui la trasparenza è totale perché sono state coinvolte tutte le zone, perché l'ultima parola spetta poi sempre al Consiglio Comunale per poter procedere ad un'edilizia convenzionata e non ad una semplice piccola commissione magari gestita da chissà chi e chissà dove. Quindi la trasparenza forse qui è totale in questa delibera e quindi penso che sia un bene che ci sia. E poi, abbiamo sempre paura di questi grandi costruttori che fanno chissà quale magagna e quale opera. Valutiamo, vedremo, no? I progetti che vengono presentati e ne discuteremo. Tutto qui. Grazie, consigliere Dimi. Chi è che altro per dare la parola? Nessuno? Allora metto in votazione il punto all'ordine del giorno, punto 4. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi in piedi, chi si astiene lo dichiari. Contrari Maddalena, Beretta e Bernardini. Il resto è favorevole unanime. Si dà atto all'immediata eseguibilità. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi in piedi, chi si astiene lo dichiari. Sempre contrari Maddalena, Beretta e Bernardini. Prego, Presidente, consigliere Di Palma. allora, vista l'ora che si è fatta, visti gli impegni anche che ci sono da parte di alcuni consiglieri comunali e del sindaco, io chiedo rinvio di questo consiglio. Prego, Bernardini. Guarda, io ti ringrazio che così mi fai rimanere qualcosa di più qua dentro, perché sennò dovevo uscire oggi. Ma sono Però amico, lo voglio salvare. pure oggi, pure in questo momento, sto a fare i vigliacchi, no? Perché io dopo vi chiamo vigliacchi, ma nel senso buono della parola, non offensiva, perché Beh, ma la parola è se... offensiva, dai, su. No, nel senso buono della parola, No, i sensi perché buoni delle parole quando, non ci stanno, ci come... stanno le parole, le Guarda, ti ho parole, detto. ci sono le parole, non i sensi buoni delle parole. Guarda, Quindi tu hai detto una parola che non dovevi dire, va caro bene, Bernardino. allora tu dove mi ha denunciato, tanto mi avete denunciato tutti, non ci sono problemi. Però ci sta un fatto importante, no? Quando un consigliere viene toccato personalmente, la famiglia, dovete dare la possibilità di difendersi, perché state giocando sulla pelle dei consiglieri comunali e della mia famiglia, non ve lo permetto. Perché se qualcuno che cerca lui da fare il furbo e si copre, non ve lo permetto. Perché quello che sta succedendo qua è successo a Paliano. Quel signore là lo deve dire. Che 5 consiglieri di Paliano hanno vissuto quello che sto cioè vivendo io oggi. Che dopo hanno vinto la causa, al comune di Paliano ci è costato 60.000 euro. Perché qualcuno si deve togliere qualche soddisfazione o qualche cosa. E quando io leggo una relazione che dice che su proposta del sindaco, allora mi arrabbio. E quando leggo che vista la relazione orale,
del Presidente del Consiglio su Gianni Bernardini, mi arrabbio. Sta qui scritto, qua, sta qui. Allora significa... La proposta io devo leggere. Che ognuno se deve... L'atto, la proposta di delibera ce l'ho io in mano, ci sta scritto su proposta del sindaco e sentita la relazione del Presidente del Consiglio, sulla mia famiglia, io sono interessi della mia famiglia. A me non mi risulta. Allora quello che io vi voglio dire, se voi andate sul personale... Che io sono andato sempre sul fatto, sul lato politico, posso litigare con Pioricci, posso litigare con Vittori, con Gargani, però sempre sul lato politico, sul lato personale non lo permetto a nessuno. Però già abbiamo chiesto di via poi. Fammi finire, perché interessa a me. Scusate un attimo. Scusa, hai capito male, mi sa. Siccome io sono sindaco, non la mettiamo. Aspetta, parlare un attimo, sindaco, per favore. Questa. Fai parlare un attimo, sindaco, per favore. Sto chiarendo. Sta chiarendo, sindaco. Il consigliere dopo prende. Sta chiarendo, sindaco. È un chiarimento. Ma è un chiarimento. No, per me deve finire l'intervento il consigliere. È un chiarimento. Deve finire l'intervento. Posso dare un chiarimento? Posso dare un chiarimento? Ma faccia finita, dopo lei fa tutto quello che vuole. Non c'ho problemi io, sindaco. Quello che io voglio dire, e vi dico perché state giocando sulla mia famiglia, perché quel capitale io ho fatto sacrifici per comprarlo, ma per lasciarlo ai figli miei, come state facendo voi. E se effettivamente voi avete ragione, io mi dimetto, non c'ho problemi. Per salvare il capitale mi dimetto sempre io, perché? Perché sono sacrifici miei. Non ho rubato mai, però se ho ragione io, beh, qualcuno deve pagare, questo ve lo dico, che qualcuno pagherà le spese legali, pagherà qualcosa, perché come mi dispiace pure, perché dopo alla fine, mi chiedo scusa perché sto un po' alterato, che mi devo sfogare perché io devo dormire la notte, non posso stare a pensare a Pompeo o al Presidente del Consiglio o qualche suggeritore dietro che vuole giocare, che ha giocato pure a Paliano. A Paliano ha giocato, ci stava l'ex sindaco che ci sta mo, Alfieri, andatela a chiedere a Alfieri se è bugia o no, non è che ve lo dico io. Può darsi che qualcuno era convinto che non sapevo. Però quello che vi dico, e chiudo, siete ragazzi, non mettete mai sul lato personale le questioni, perché se mettete il lato personale le questioni io andrò pure sul sindaco, andrò su Martini, andrò su Gargani, andrò, fammi finire, non sto dicendo, io pure so capace pure io il mestiere che ho fatto, andare a guardare le cartucce, andare a guardare dentro i tribunali, so buono, mi presento, conosco tutti pure io, però non lo voglio fare perché sono una persona seria. Vivo seriamente, perché mio padre mi ha dato una moralità grossa, che voi può darsi nella foga politica non condividete, ma io sono una persona seria. E gli imbrogli non li voglio fare, non l'ho mai fatti, ecco perché sono uscito pure, perché non condividevo più l'operato vostro, ma sono uscito, ma sono stato zitto. Però lasciateci fare politica, ci dovete lasciare fare politica, perché se voi lo ripeto, non scendete sul personale, perché se scendete sul personale avete trovato il muro davanti, ve lo dico, perché lasciate perdere la famiglia, lasciate perdere sul personale, perché sapete che quel ricorso a capo dello Stato non è un contenzioso verso il comune. Lo sapete, perché fate gli avvocati, siete laureati, siete bravi, lo sapete. Però se voi volete votamolo oggi, lo possiamo pure votare, ma ritorno alla tua proposta, caro Di Palma. Quando c'è intento e ti fa male, levatelo subito. Non portare a lungo, perché mi stai facendo male con quella proposta che tu hai fatto. E te lo dico perché mi stai facendo male, perché si sta parlando di una persona. Non si sta parlando di una strada o si sta parlando di una pala della luce, se si accende o non si accende. Si sta parlando della dignità di una persona. Perché se io effettivamente ho sbagliato, come lo dite voi, no, è grave che ho sbagliato.
e mi dimetto, ve lo dico, firmo le dimissioni pure oggi, perché non ci tengo tanto a sta carica, ci tengo solo per i cittadini, sto facendo questo, perché non ho mai avuto incarico, non ho mai avuto un piacere da nessuno. Questo è il problema che ti dico, e chiudo. Ma guarda che la grazie, vostra... signor Presidente. Intervengo io, Mario. Prego, sindaco. La chiarisco io, questo per dimostrare che c'è sempre, si rischia sempre di essere prevenuti. Il rinvio, spiego la mia posizione e quella del rinvio. Il rinvio del consigliere, innanzitutto, ecco, iniziamo dalla questione sollevata. La questione sollevata è una questione che andava sollevata per dovere d'ufficio. Ma non è una... Vabbè, dopo prende la parola consigliere Bernardini e spiega. Perché nel momento in cui, quindi non c'è niente di personale... Mi puoi staccare il microfono, per favore, grazie. Per quanto riguarda i rapporti personali, questa è una sua considerazione, io da tempo, mi dispiace dirlo, i rapporti personali li ho messi da parte e li ho chiusi. È difficile chiudere i rapporti personali con una persona, però ho preso atto nel corso dei mesi la condotta adottata nei confronti della mia famiglia e del sottoscritto, quindi per me i rapporti, e quindi faccia quello che ritiene opportuno, non mi interessa, però qua sono istituzione e mi corre l'obbligo di precisare quello che è accaduto. Per dovere d'ufficio è arrivata la scorsa settimana un ricorso al Capo dello Stato, inerente e promosso da lei e da altri ricorrenti. Nella parte dove vengono chiamate in causa, citati gli enti, c'è la comunità montana e c'è controinteressato il comune di Ferentino. Nel momento in cui, nel momento in cui, povera, non so avvocato, sei tu avvocato, sei tutto. Allora, nel momento in cui sull'atto il controinteressato è parte nel giudizio amministrativo come il resistente, perché se non fosse stata parte nel giudizio amministrativo, allora non c'era alcun senso che l'avvocato che difende i ricorrenti metteva anche controinteressato il comune di Ferentino. Se non c'era, non era utile, poteva non metterlo. Numero uno. Seconda cosa, su proposta del sindaco, perché c'era uno che doveva proporre. In questo caso il sindaco, nel bene e nel male, è rappresentante del comune, è stato messo, ma io non è che scappo da nulla. Però è pur vero che c'è anche la possibilità di rimuovere la causa di incompatibilità. Allora, se lei mi dice che il giudizio che ha promosso è legittimo, se lei mi dice che non è nei confronti del comune di Ferentino, se lei mi dice che non c'è l'incompatibilità, mi deve dire proprio perché lei ha ritirato il contenzioso. Andava avanti se non era causa di legittimità. Mi faccia finire e poi prende la parola. Se non era motivo di incompatibilità, perché ha ritirato il contenzioso? Punto di domanda. Quindi mi penso che stiamo operando nella correttezza e nel rispetto di quelle che sono le regole. Nessuno ne sta facendo una questione personale. Il rinvio del consigliere Di Palma, glielo spiego. Abbiamo chiesto rinvio perché lei, giustamente, secondo me, a mio modesto avviso, ha rimosso la causa di incompatibilità, siccome è venuta meno, verrà meno, e nel prossimo Consiglio Comunale, all'ordine del giorno, questo punto non verrà per niente inserito. Quindi per noi è chiusa qui la vicenda, senza alcuna polemica. Grazie. Non viene più inserito perché ha rimosso la causa. No? Vuoi spiegare? No, Bernardini sta parlando. Prego, prego, Bernardini. Accendi, bro. Voglio spiegare una cosa importante. Prego. No? Perché pure in questo modo, ti spiego, sindaco, perché l'ho fatto. Perché io purtroppo... No, cioè, ma c'è ragione, purtroppo, quando si tratta della famiglia, mi scherziamo. Purtroppo. Udita la relazione del Presidente del Consiglio Comunale in premessa. Ma è quella che si andava a fare con la parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Ma quello è normale, La tua famiglia non l'ha mai toccata nessuno. Ti dico un'altra cosa, che non voglio entrare sul lato famiglia, lasciamola. Io te lo giuro sui due figli, ve lo giuro su te, io non ho mai toccato il Pompeo, né strutturalmente, né edilizia, né famiglia e né niente. E te lo sto dicendo qua, sui miei figli, io non ti ho mai nominato. Non ti ho mai nominato. Dopo, se c'hai i suggeritori che ti raccontano un fischio per fiasco, allora significa che tu stai mancando di rispetto nei miei confronti, perché mi chiamavi e mi dicevi: Gianni, come mi hai chiamato quando ti servivano i voti per essere eletto sindaco? Mi chiamavi e mi dicevi: Gianni, è vero che così, così, e io ti rispondevo e ti davo le prove.
di quello che dicevi tu. Seconda cosa, ho ritirato il perché ci sta il figlio dell'Angelo, ci stanno 7-8 persone, però l'ho ritirata, cara sindaco, per rispetto ai miei figli, perché io ho due figlie, cara sindaco, che tu ancora ce l'hai piccolini. Quando saranno grandi non comanderai tu, ma sentirai i figli che ti incalzano e ti dice: papà, ma che hai fatto? Perché ti hanno fatto questo? Io, per chiudere le discussioni in famiglia, l'ho ritirato, ma non l'ho ritirato perché ho avuto paura o perché quello che dice lei, che il contro è interessato, no, perché io ti farò la causa. E che se